Ok, ho perso la scena iniziale del daily vlog, quindi la reciterò qui a Firenze. Non c'è il mare nello sfondo, però comunque c'è il terrazzo. Ah, amici miei, si conclude qui la nostra avventura pesarese. È stata veramente bellissima, incredibile. Se non avete visto i video della serie di Pesaro, mi raccomando, recuperateveli perché secondo me sono veramente belli. Sebbene sulla carta io non abbia vinto nessuna delle competizioni che c'erano qui al Palio del Brasile a Pesaro, una cosa che ho imparato durante la mia carriera sportiva è che la maggior parte delle volte vincere una competizione non significa vincere nella vita. Infatti in questo caso io me ne torno a casa con tantissimi ricordi, tantissime belle esperienze nuove, ma soprattutto con tanti nuovi amici, che secondo me è il premio più bello che si potesse mai desiderare. Ringrazio veramente Soria, la città di Pesaro, per tutto questo che è stato veramente bello. Ma adesso, amici miei, si torna verso Firenze, verso una schiacciata da 10 metri. Ciao Pesaro! Cannolo alla crema. Sotto la fermata dell'autobus, Buon buonanti. Buon appetito a tutti. Let's go. Siamo tornati in patria. Cosa succederà oggi alle 6:30 a Firenze? Meno 4 ore. Devo essere sincero, mi era mancato un po' questo caos, questa folla di turisti. Oh mio Dio. Piccolo pit stop a casa per cambiarmi soprattutto. Sono acqua e poi si va verso la schiacciata di 10 metri a mangiare. Sì. Ristrutturato, improfumato perché davanti a voi non vorrei puzzare. E ora si va. Mitica e-bike. Come direbbero a Pesaro, si va a manier. Arrivato in Via De Neri. Io, se devo dire la verità, ho un po' paura di quello che mi aspetta. Guardatelo, guardate quel sorriso sadico. Strada enorme. Ci siamo. Eccoci qua, schiacciateria dei Neri. Sfircia un pochino prima dell'evento. Scavicchi ma non apra. Scavicchi ma non apra. Oh, non. Con Rocco che sta riflettendo su come farcirla perché è un macello ora. Ora ho paura. Stavolta ho paura, sì. Lasciamo odorino di affettati, salumi. Andiamo a vederla più da vicino adesso che è ancora vuota. Oh, ma è un paradiso di schiacciato. Ma che? 12 metri, 12 metri. Altro che red carpet, schiacciata carpet. Cioè, non sta nel negozio. Ma ovviamente questo capolavoro non rimane così vuoto. Adesso si piena tutto. Schiacciata multigusto. Ora si chiude e avviene il disastro proprio. Quanto c'è voluto per fare tutto? Tutta la schiacciata? Stavo tutta la Due notte giorni. 2 giorni, Madonna. Ma senti la croccantezza. No, è favolosa. Senti qua. Operazione catartica. Lenzuolo. Wow. Che prendo spettacolo. una vaschetta di insalata, Che... Mo' si inizia. Per pienarla tutta, minimo 2 ettari di insalata qui usati del campo, cioè. Secondo livello, pomodori freschissimi. E adesso come affettato, un maiale intero. Nella prima parte. Tipo, no, sai, la porchetta Ah, dell'altro giorno. Ecco lì, ecco lì. Chiamo solo questa di schiacciata. Che vuol dire? Ma io stavo pensando che non ho mai visto così tante schiacciate in tutta la mia vita. Ogni tanto no, si dice vorrei essere piccolo così per entrare lì, per dormirci. Qui non c'è bisogno, cioè qui ci puoi dormire anche se hai grandezza naturale, uno ad uno. Momento solenne questo, Prima. Boom. Il sarcofago è stato Il chiuso. sarcofago. Secondo trancettino. Mortadella. Qui si spiola l'illegalità. Crema di Pesto di pista. pistacchio. È stracciatella. Ah, dentro questa? No. No, no. È illegale tutto ciò. Se ci arrestano, è la volta buona. Poi io sto già sbavando, cioè. Tipo benedizione, guarda. Acqua santa. Seconda. La terza, porchettazza. Immancabile. Porchetta e friarielli. Arroganza pura. Vai, vai, prendi di qua, guarda, prendi di qua, Un commento a caldo. Grande forma. È un Frankenstein di schiacciata, ma è bellissimo. Quarto trancio, crudo, rucola, tartufo. La schiacciata è quasi terminata. Wow, una palazzina da 3 piani. Vorrei vivere in un palazzo del genere.
meglio della Fashion Week, dai. Ecco, lo vedi cosa succede? Le schiacciate con il caldo lievitano. Perché non sei venuto? Perché stai guardando il video? Perché lo stai guardando e non l'hai vissuto questo momento? Questi sono i dilemmi della vita. Rispondi ai commenti, perché non sei venuto? Dimmi che avevi una scusa buona. 12 metri di schiacciata. No, aspetta, aspetta, è bellissimo. No, Ale, oh. Ale, ora si fanno bere a stomaco vuoto, Lore. Così si eccitano. Noi abbiamo un trucco, adesso li facciamo bere tutti, così non li va la schiacciata e ci mangiamo noi. Impazzito, Lore, a te ti sono impazzito. No, no, non è niente. Auguri, ragazzi! Aspetta, ma io non l'ho bevuto, nemmeno. Allora vieni. Wow, porco schifo, sono ubriaco. Lore, basta. Non c'è verso, non si finisce. Il segreto, in mezzo alla folla. Siamo? Signora, ci siamo? Buon anno! Abbiamo fatto questo per i ragazzi meno fortunati, malati di cancro. Se qualcuno è disposto a fare una beneficenza, ben venga. Eccolo! Inaugurata! Primi 3 metri di schiacciata! Si è scatenato l'inferno di già! Oli! Per tutti, ce n'è per tutti! Tutti la serranda, Rocco! Non si è dato il via! Io non ho sentito niente perché hanno iniziato! Ah, si va in palestra per un motivo, mi cascano! Il pop di un tagliere! Quella bella grossa, vai vai, hai puntato bene. Quella lì all'angolo mi fa il contrappeso. E ora si fa, Perciò amici miei, qua da Firenze, la schiacciateria De Neri, con una bella schiacciata a 12 metri. Buon appetito a tutti! Ma sei carichissimo questo. Il pane si mangia, sempre bello. Te lo butto via. Io sono al quarto, squadra accompagnatore. Inchinati, figliolo. Io vi ringrazio. Porchetta, friarielli e mozzarella. È tutto buono. Raccolto quasi 400 euro. Uno può pensare che sia una somma modesta. In realtà dovete sapere che un farmaco salvavita per questi bambini costa 1,50 euro a dose. Con 7 dosi si salva un bambino. Questo per farvi capire quanto con poco si può fare. E adesso, dopo aver mangiato, essersi divertiti, il gran finale. 10 litri di bottiglia da 1000 euro. Bisogna festeggiare. Compleanno di Rocco, che fai? Te ne privi? Se fai sbocciare questa e fai esplodere questa bottiglia, è una palla di cannone il tappo, non è che è un tappino che parte. Ale! Eccolo! Grazie, un applauso! E per Rocco! Urrà! Urrà! Questo qui è roba seria, ma che fai? Io sono abituato a quelli Topolino. Ragazzi, Francesco è fradicio. Ah, il cane è anche favorissimo. Ragazzuoli, è stato un piacere. Cin cin. Sono già ubriaco. Oh, pinta, Facciamo la sfida. Se perde lui, un nuovo follower. Ok. Io già lo seguo perché c'è Spezzini che è così. Fate così, tutti quanti, Francesco fa così. Alzate gli indici. No, ho fatto fatica mentalmente. Selfolo va a fare selfie con tutti i personaggi famosi. Cioè, ha le sue tecniche, non me le vuole dire. Però c'è. Mentre Lorenzo ingrassa con le sue schiacciate. Veramente vale. Sono pelle e ossa. Grazie, buona serata e grazie a tutti, soprattutto alla schiacceria dei Neri. Grazie di essere venuto. Il personaggio più famoso con cui hai fatto un selfie? Allora, le persone più importanti sono le persone più semplici, quindi Elton John. Okay. Selfie e foto proprio. Lore.
io sono ancora elettrizzato. È stato incredibile, eravate tantissimi, io non me lo immaginavo. Poi è stato bellissimo l'affetto di tutti quanti, addirittura amici che siete venuti da Padova, Napoli. Da Napoli, apposta per vederci, per salutarci. Bellissimo. È stata davvero una cosa bellissima. Grazie a tutti. Grazie mille. A tutti. Bene. Primo di chissà quanti raduni, dai, si spera spoilerino, tanti. Spoilerino si può dare una... Vai, una chicchetta. Preparatevi perché ci sarà l'hamburger più grande di Firenze o della Toscana. Accorrete. Laura è impazzito. Bistecchina. Bistecca alla Fiorentina adesso. Adesso, ora. Alle 10 non si molla niente. Bisogna concludere ancora più in bellezza. La prescelta. Sono 6.100. Taglia la bistecca. Taglia le pietre. Un brindisi a Rocco! Brindisi, allora, dai, auguri! A chi ci vuole male? Ah. Qui mi sembra che si continua a spezzare. Ma non ce l'avete? Sì, già fatto. Wow. 11:30, ma qui, cioè, che fai? Te ne privi di una bella Fiorentina? Sono smostrato, ragazzi. Senti qui la carnina buona, madonna. Chiaramente, ho visto. Ragazzi, l'ho visto, ripetere, dai. Solo proteine di qualità.